In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Conclusioni della 42 su Commissione Archiviculture. Ministero della Cultura e Ministero dell'Università, è stata data un'opportunità straordinaria dei dottorati di ricerca in scienze del patrimonio e la Scuola dei Beni e delle Attività Culturali lavorerà secondo il modello dei MOOC, cioè Una dell'e-learning, visione sulla in qualche creazione modo. totale dello storico dell'arte. Cioè la figura che abbia la capacità di muoversi nell'ambito della ricerca, dello studio, che in qualche modo rappresenta le fondamenta dell'edificio, che in qualche modo dà un po' il senso di quello che facciamo, ma anche la capacità di declinare delle conoscenze, il rigore delle conoscenze, su diversi piani e Vediamo diversi se registri. l'organizzazione che produce questi servizi innovativi legati al digitale presenta delle caratteristiche di originalità anche rispetto proprio all'organizzazione del lavoro, all'identità professionale delle persone che lavorano in questo settore, al tipo di reti che si vanno a costituire tra queste persone. Quindi vedevo l'innovazione sia nel prodotto Sì, che nel molto processo. interessante quello che dice, sopravvalutazione e sguardo lungo. Questa cosa è molto difficile, no? Anche da difendersi. In particolare penso appunto a quel gap di conoscenza che determinate fasce sociali hanno e per le quali diventa difficile avere uno sguardo lungo. Spesso le E mostre purtroppo questo. importanti, come l'altra metà dell'avanguardia, nascevano da studio, da ricerca, sul campo, negli archivi e poi si arrivava alla mostra, che è un processo che non sempre viene seguito. Spesso da molti anni si decidono prima gli artisti da mettere in mostra e poi si inizia a studiare quell'artista. Ecco, quello Io non credo mi che far appartiene molto. politica consista sostanzialmente nel far bene con serietà a il quelle proprio mestiere. computazionali, alle app che abbiamo sui nostri, nelle nostre tasche, sui nostri telefoni e che di fatto sono diventate delle infrastrutture del quotidiano, infrastrutture che tutti noi utilizziamo per svolgere tante attività. Allora, la sociologia economica non può che interrogarsi su queste che sono appunto al tempo stesso infrastrutture, ma anche aziende rilevanti. Se uno va a vedere le aziende per maggiore capitalizzazione al mondo sono aziende piattaforma, Guarda. ci stiamo chiedendo, lei prima faceva riferimento alla Ford, nelle aziende automobilistiche della Ford e dagli studi, per esempio, di Taylor, è nato un metodo di organizzazione del lavoro, il management scientifico. Si parlava prima di città da un punto di vista diverso, ma Ezio si interroga sulla trasformazione delle città, in cui ho portato un piccolo contributo, in cui rifletto sul ruolo delle piattaforme nelle nostre relazioni di prossimità, per esempio nei contesti Eh sì, urbani. questi sono tempi interessanti, tanto vale vederli in maniera Cioè, è positiva. una di quelle opere nelle quali il direttore dell'opera stessa in qualche modo si comporta come un direttore d'orchestra o, rimanendo alla metafora cinematografica, come un Circa regista, 4.000 lemmi, quindi è un con circa 1.000 autori di tutto il mondo, con 35 consulenti e più per aree geografiche e aree tematiche, quindi veramente diciamo un opus magnum. Il vero problema è che fare un'enciclopedia oggi, un'enciclopedia di carta, perché il tema fondamentale è un'enciclopedia di carta, perché c'è una enorme differenza, perché in fondo la rete è senza. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi autorevoli interpreti.